Buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Prima di iniziare vorrei ringraziare innanzitutto te che sei qui ora in ascolto e poi chi mi ha fatto sapere tramite messaggio privato commentando qui sotto al podcast che sta facendo questo viaggio insieme a me e che questo viaggio sta mostrando un nuovo modo di vedere le cose, insieme ovviamente a volte ad alcune resistenze, che però pare non siano un limite. Ti comunico che in seguito a questi messaggi mi è venuta l'idea di pubblicare in un audio a parte alcuni, chiamiamoli chiarimenti, che sento di fare in base ai messaggi che ho ricevuto. Personalmente, ripetere il corso in questa forma, quindi registrando la mia voce, mi sta facendo vedere e sentire cose nuove rispetto alla volta scorsa. Sento una maggiore presenza e posso dire anche che sento un grado di responsabilità più alto, perché non sono qui solo per me, ma anche per te. E sapere di incarnare ciò che faccio ed esprimo per me è un atto di coerenza, che mi dà una sensazione di pace, che mi fa vivere nella verità e mi dà la voglia di andare oltre alcune resistenze, che nel mio caso adesso spesso sono di tempo. Bene. Continuiamo ora con questa revisione mentale che abbiamo cominciato. Oggi siamo alla lezione numero 6. Io sono turbato perché vedo qualcosa che non c'è. Gli esercizi con questa idea sono molto simili ai precedenti. Ancora, per ogni applicazione dell'idea, è necessario citare molto specificatamente sia la forma in cui il turbamento si presenta, quindi rabbia, paura, preoccupazione, depressione, gelosia e così via, che la fonte che si percepisce. Per esempio, sono arrabbiato con questa persona perché vedo qualcosa che non c'è. Sono preoccupato per questa situazione perché vedo qualcosa che non c'è. È utile applicare l'idea di oggi a qualsiasi cosa che sembri turbarti. E può essere usata con profitto per tutta la giornata a tale scopo. Comunque, i 3 o 4 periodi di pratica richiesti devono essere preceduti da un minuto circa di ricerca mentale, come in precedenza, per applicare poi l'idea a ciascun pensiero che crea turbamento, scoperto nella fase di ricerca. Di nuovo, se senti maggiori resistenze nell'applicare l'idea di oggi verso alcuni pensieri di turbamento rispetto ad altri, ricorda a te stesso i 2 avvertimenti della lezione precedente. Non ci sono piccoli turbamenti. Essi disturbano tutti allo stesso modo la pace della mia mente. E non posso tenere questa forma di turbamento e lasciare andare le altre. Al fine di questi esercizi, quindi, le considererò tutte uguali. Aggiungo che puoi ripetere alcuni turbamenti. E ripetendo alcuni turbamenti ti renderai conto che ti stavi sbagliando. Quindi non serve che la tua mente si attivi a pensare ne devo cercare di diversi. Puoi ripetere alcuni turbamenti e le cause che ti portano a questo turbamento. È una ricerca mentale. Quindi cosa sta succedendo nel mio mondo adesso mentre provo questo? Ricorda che lo stai facendo per te. Senza aprire le porte a qualcosa oltre ciò che vedi, non ti lascia avanzare perché ti mantiene in quella situazione di risentimento e di insicurezza e di paura. Vai oltre, lo stai facendo per te. Ti ricordo di non giudicare e fai le lezioni e basta. Non c'è bisogno di comprenderle mentalmente e a volte neanche di accettarle. Se ti fa piacere, a questo proposito, ripercorri l'introduzione della lezione numero 1 dove parlo di questo, faccio una piccola premessa. Aggiungo che se qualcosa durante la pratica ti infastidisce o durante la lettura, puoi smettere di farla. Non stiamo cercando tensioni ulteriori, ma stiamo cercando un'apertura. Quindi se qualcosa ti infastidisce, smetti di farla. Però inizia a farla, quindi non fermarti prima di fare qualcosa che probabilmente ti potrebbe infastidire. Falla, inizia.
Bene, ti invito a seguire questo podcast, questo show e ti ricordo che ho creato una pagina Instagram dove potrai trovare tutte le lezioni giorno per giorno e in forma scritta, in modo tale che tu le possa anche leggere. Ci ritroviamo qui domani con la lezione numero 7. Grazie.